Ale Franz festeggiano 25 anni di carriera al Teatro Manzoni di Milano con uno dei drammi più famosi e amati di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Gianni Maritati. Che il cielo sorrì a questo sacro rito. Shakespeare secondo Ale e Franz, che festeggiano 25 anni d'arte e di amicizia con questo spettacolo, Romeo e Giulietta, nati sotto contraria stella. Mercuzio è morto per mano di Tebaldo. Tebaldo è morto per mano di Romeo. Chi pagherà ora questo prezioso sangue? Il più romantico dei testi shakespeariani, riletto in modo originale e spiazzante da una compagnia di comici girovaghi, tutti uomini, anche nei ruoli femminili, come ai tempi di Shakespeare. I messaggeri d'amore dovrebbero essere veloci come i pensieri, avere delle ali come le colombe messaggere d'amore. Lo spettacolo è molto divertente fino al momento in cui poi dopo non si deve più ridere, perché si sa che fine il finale di Romeo e Giulietta è, quale, insomma, la sorte. No, non dico qual è il finale, però insomma più o meno un po' tutti ce lo ricordiamo.